Cari amici, benvenuti all'Opera del Lunedì. Oggi ho pensato di parlarvi di un dipinto all'epoca molto famoso di Renoir, il grande pittore che per lo più viene ricordato come uno dei maestri dell'impressionismo e ha ragione, però ho ragione parziale. L'impressionismo in realtà per noi oggi è un movimento e c'è un motivo per dirlo, perché furono fatte una serie di mostre in cui il termine impressionismo poi compare, anche se tutti sanno che la parola impressionismo fu coniata da un critico giornalista quasi in modo, diciamo, negativo. Ma lasciamo perdere questi aspetti puramente terminologici e soffermiamoci invece sul punto interessante della questione, cioè, ma l'impressionismo in realtà è un movimento così unitario, è vero, tale da giustificare appunto una dicitura così importante, insomma. Ecco, la risposta oggi come oggi è sì, ma solo in parte. E l'esempio di Renoir è abbastanza significativo. L'opera di cui voglio parlarvi, che si chiama Le Bals au Moulin de la Galette, il ballo al mulino della Galette, è un quadro che fu esposto proprio in una delle mostre degli impressionisti. Nel 1877 era stato dipinto l'anno prima e dobbiamo dire che è un'opera che rientra effettivamente in modo interessante nella dimensione dell'impressionismo, però appunto secondo un'ottica un po' particolare. È interessante vedere qual è quest'ottica. La storia della nascita di questo dipinto è interessante. Renoir era nato nel 1841 e si dedicò a questo quadro con un impegno anche fisico, mi verrebbe da dire, particolare, perché aveva deciso di dipingere questa scena ai suoi occhi estremamente significativa di un'epoca, una cultura, un modo di vivere. Quindi una tematica che a noi oggi può sembrare, non dico banale, ma non così rilevante, ma nell'ottica del grande pittore c'era un senso profondo. Le Moulin de la Galette è una sala da ballo, insomma, in sostanza, come ce n'erano parecchi al tempo, e si chiamava così perché in effetti erano stati riutilizzati un paio di edifici, dei mulini dismessi, per creare uno spazio, un grande spazio, ovviamente, destinato a ricevimenti, balli, rivolti insomma, un po' a tutto il popolo, locali popolari, però di un popolare un po' di elite, diciamo così. La quintessenza di quello che poi fu chiamato posteriormente la Belle Époque. Siamo nel 1876, siamo a Parigi, a Montmartre. È proprio quel clima di spensieratezza, gaiezza, gioia di vivere, che avrebbe caratterizzato, secondo gli storici successivi, anche i critici contemporanei, quel periodo felice. La Francia era uscita da pochissimi anni da un conflitto gravissimo, è vero, la guerra franco-prussiana, che si era conclusa da appena 5 anni, quando Renoir mette mano a questo capolavoro. Ed è significativo perché in effetti la Francia aveva attraversato un periodo di grandissima turbolenza, dolore. E il fatto che ora questa società ritornasse a una floridezza, a una spensieratezza apparente, era molto significativo. I grandi artisti, pittori, scrittori, musicisti, che a Parigi in quel momento sono innumerevoli, e si applicano molto a questa tematica. Renoir, per dipingere questo quadro che è di dimensioni cospicue, non enorme, largo poco meno di 2 metri, alto poco meno di 1,5 metri, organizza uno studio vicino da quelle parti,
dalle parti del Moulin, della Galette, e applica un sistema, un metodo di pittura che poi in lui è molto importante, che contempera l'osservazione dal vivo, diretta, presente sul posto, con una elaborazione in studio molto sottile. Per cui racconta la leggenda che Renoir andasse e venisse dallo studio che aveva allestito a poca distanza dal Moulin de la Galette, facendo portare avanti e indietro la tela, con enorme strapazzo dei suoi collaboratori, grandi fastidi, perché da un lato aveva bisogno assolutamente di dipingere dal vivo, dall'altro però l'opera doveva essere l'elaborazione di un profondo studio dal vivo. Osservando il quadro si ha la sensazione di quella pennellata velocissima, proprio fluttuante, una delle caratteristiche supreme di Renoir, tra l'altro a un livello di stesura eccelso, il che quindi indizierebbe un'esecuzione dal vivo, en plein air, ma non è così. In realtà la tecnica sciolta, morbidissima, che porta le immagini da un passaggio di nitore assoluto a quasi un effetto, oggi diremmo, di dissolvenza, è vero, usando un termine cinematografico, in realtà è frutto di una profonda e dottissima elaborazione in studio. Alcuni critici, alcuni storici dell'arte, meditando sulla composizione del quadro, hanno ricordato sovente che Renoir è stato padre di un grande regista cinematografico, Jean Renoir, e hanno visto una sorta di anticipazione di alcune modalità cinematografiche in questo quadro e in altre opere. Vero o non vero, non saprei dirlo. Consideriamo che Jean Renoir, che poi divenne quel celebrato e grandissimo regista cinematografico, nasce moltissimi anni dopo. Jean Renoir è nato alla fine del secolo, quindi a distanza di una ventina d'anni dal Moulin, Le Bal o Moulin de la Galette. Quindi in realtà è passato moltissimo tempo prima che quel tipo di linguaggio paterno diventasse nutrimento di un linguaggio cinematografico, però la suggestione è notevole. Ma il punto della questione è questo: che cosa veramente Renoir rappresenta? È come se il pittore, in un tardo pomeriggio, si fosse messo lì davanti a questa grande terrazza, che è bellissima tra l'altro perché era tutta alberata. Ci sono gli alberi di acacia intorno che poi lui rappresenta, da cui la luce tra l'altro filtra in un modo delicato, interessantissimo, per cui in alcuni punti dello spiazzo su cui si svolge il ballo la luce è piena, plasma le figure, in altre è evanescente e Renoir segue i suoi personaggi così. C'è un gruppo da una parte di giovani che stanno conversando e li dipinge con un acume, un affetto, un sentimento che è veramente ancora oggi impressionante. Sullo sfondo la folla dei ballerini quasi scompare, tanto che gli esegeti di questo quadro si sono sovente interrogati su quale ballo esattamente i giovani, in quale ballo siano impegnati. All'epoca in questi caffè chantant si usava i balli, molte variazioni sul ritmo del valzer. Ci fu tra l'altro proprio in quegli anni furono regio a Parigi un compositore, autore di innumerevoli di questi balli. Così molto raffinati da un lato, ma anche molto popolari di impostazione, che è un compositore oggi totalmente dimenticato, è Charles-Émile Henri Waldteufel, un cognome tedesco tra l'altro, che era più o meno un coetaneo di Renoir, e è probabile che i ballerini stiano ballando sulla sua musica. Peraltro all'epoca in quei Café Chantant dominava quella forma di ballo un po' frenetico che veniva chiamato galop, si capisce perché, che poi è in realtà quel ballo che fu consacrato alla tradizione alta dal sommo compositore Offenbach,
nella celebratissima operetta Orfeo all'Inferno, che precede il quadro di Renoir di parecchi anni, una ventina d'anni quasi. Orfeo all'Inferno è del 1858 e c'è la celeberrima scena che tutti ricordano come il Cancan, il cui nome, diciamo, tecnico non è Can-Can in verità, ma è appunto il galop, questo ballo molto agitato in cui le donne fanno vedere le gambe, e questo naturalmente è proprio la quintessenza della Belle Époque francese. Beh, nel quadro di Renoir non sembra proprio di vedere un galop, anzi, i ballerini sono così teneramente abbracciati, quelli che si vedono meglio sono quieti, calmi, ma dove, se vogliamo cercare una quintessenza di questo quadro di bellezza incomparabile, che non ha bisogno di particolari commenti, ma di significato davvero così profondo, un grande critico del tempo osservò che c'era una dimensione di sonoro in questo quadro, veramente, perché il colore dato da Renoir, osservò, squilla come un campanello che suona, c'è del vero. L'ottimismo, la spensieratezza che dalla Belle Époque dovrebbe promanare, sono calate in qualche modo in questa stesura pittorica in cui i colpi di colore luminosissimo emergono in un tessuto che è quasi la metafora pittorica del brusio delle persone che sono lì nella sala da ballo. Alcune ballano, altre chiacchierano, e il suono che esce da quell'ambiente è un suono delicato, attutito, misto di parlare delle persone tra loro, di musica che risuona un po' in lontananza e di rumore delle scarpe dei ballerini, naturalmente, un misto appunto di rumore e brusio, un suono continuo che è indecifrabile all'orecchio di chi si avvicina, così come il colore di Renoir è indecifrabile nella sua minuta composizione rispetto all'occhio che si avvicina al quadro, ma questo avvicinamento necessario è la carica sentimentale che veramente è il simbolo di un'epoca intera, un'epoca che cerca la gioia di vivere e ritiene di trovarla in un fluido continuo, in una sorta di emanazione di quanto di più bello, di più dolce c'è nelle nostre menti, che si deposita nella realtà intorno a noi. E Renoir in questo è stato davvero un grandissimo pittore. Ciò posto, è questo l'impressionismo? Ma in un certo senso lo è, però in realtà è un discorso artistico di respiro universale che infatti consacra Renoir come uno dei grandi maestri della pittura dell'Ottocento europea.